sempre, cioè guardo le etichette di quasi tutti i prodotti. L'olio in particolare, perché c'è anche un mio amico che ha un campo e coltiva gli olivi, quindi l'olio lo prendo da lui. Lo prendiamo direttamente da dei nostri amici che hanno degli olivi, lo prendiamo da loro. Cerco di comprare comunque olio italiano, che abbia una procedura comunque a freddo di estrazione dell'olio, e sto attenta a quello, insomma. Ho trovato anche delle etichette un po' ingannevoli, a volte magari l'immagine era quella della Toscana, poi in realtà l'olio non era davvero toscano. A volte sì, però diciamo per la maggior parte dei casi no, è abbastanza evidente quando uno va a leggere proprio magari dietro, se si ferma l'etichetta, quella frontale no. Non sono molto comprensibili le etichette, per cui comunque controllo della provenienza. Io la controllo, sono abituata a scegliere i prodotti guardando non solo il prezzo ma la composizione, però trovo difficoltà a leggere perché non è così visibile, bisogna mettersi gli occhiali. Tra etichette non sempre chiare, rischio di frodi alimentari e guerra dei prezzi, il mercato dell'extravergine è un campo di battaglia dove si sovrappongono tanti interessi diversi, quelli dei produttori, quelli degli imbottigliatori e infine quelli dei consumatori, che spesso preferiscono acquistare le bottiglie dall'amico che coltiva un oliveto per l'autoconsumo. In questa situazione delicata non stupisce che gli olivicoltori italiani abbiano accolto con preoccupazione, anche se con toni diversi, il via libera dal Parlamento europeo all'importazione senza dazi di 35.000 tonnellate in più all'anno di olio tunisino per il 2016 e il 2017. Una misura non permanente del segno della solidarietà internazionale presa per aiutare il paese magrebino dopo gli attentati terroristici dello scorso anno che hanno messo in ginocchio l'industria del turismo. Le 70.000 tonnellate di extravergine si aggiungono alle 56.700 già previste nell'accordo tra l'Europa e la Tunisia e portano in totale le importazioni tunisine senza dazi a più di 90.000 tonnellate annue. Un provvedimento che va letto alla luce di un dato di fatto: l'Italia importa già da tempo olio dall'estero perché non è autosufficiente. Quello che produciamo, 461.000 tonnellate secondo i dati dell'Istituto Ismea, non basta nemmeno a coprire il consumo nazionale di 662.000 tonnellate, senza contare tutto quello che vendiamo nel mondo, pari a 376.000 tonnellate, tanto è vero che ne importiamo già moltissimo, soprattutto da Spagna, Grecia e per l'appunto dalla Tunisia, spesso con lunghi e tortuosi percorsi commerciali. Il provvedimento non ci nuoce. L'olio toscano, gli olivi toscani sono protetti dalle denominazioni d'origine controllate e dalle denominazioni d'origine protetta. L'olio che produciamo in imbottigliamento viene da altre zone, è bene che venga da altre zone, è bene che sui prodotti sia specificato, ma per noi è un fatto positivo, semplicemente perché ci lavoriamo per frangerlo e per imbottigliarlo. Noi abbiamo ben chiaro, l'ho ben chiaro anch'io, che il nostro vicinato è l'Africa del Nord, noi confiniamo con l'Africa del Nord, abbiamo bisogno di garantire condizioni di crescita, di sviluppo, fare investimenti nell'Africa del Nord. Se questo accadrà, e cioè se ci sarà sviluppo nell'Africa del Nord, avremo pace, combatteremo più facilmente il terrorismo, avremo anche meno migrazione disperata come quella che abbiamo ora alla ricerca appunto di un futuro possibile, fuggendo da una condizione di fame e di miseria. Bisogna investire, aiutare questi popoli a crescere, sapendo che ne abbiamo il tornaconto economico anche noi. In Toscana il mercato dell'olio è caratterizzato da quella che Coldiretti chiama la parabola della moltiplicazione dell'extravergine. In un anno nella nostra regione si raccolgono mediamente 180.000 quintali di olio, pari al 3% della produzione nazionale, ma se ne imbottigliano 2 milioni, ovvero il 36-37% del totale italiano, 10 volte quello che i nostri 17 milioni di olivi e le nostre 50.000 aziende sarebbero in grado di sostenere. Con 325 frantoi e 721 imbottigliatori, una filiera da 100.000 lavoratori, la Toscana detiene quindi il record nazionale per la presenza di operatori oleari. Il brand toscano è un brand di valore, quindi è chiaro che non è tutto olio toscano, anzi è la stragrande maggioranza non è nemmeno italiano, però anche il dire imbottigliato in Toscana evidentemente ha un valore. Se a questo ci aggiungiamo poi una serie di aziende che una volta erano italiane e toscane, oggi non lo sono più, che comunque in etichetta richiamano la Toscana, se non espressamente il nome di qualche città, Firenze in primis, voi capite che evidentemente c'è un messaggio che passa al consumo, che è un messaggio ingannevole,
una pubblicità ingannevole che fa credere che quel prodotto sia italiano sia toscano, in realtà non lo è. L'olio, anche solo imbottigliato in Toscana, vale di più sul mercato interno e soprattutto internazionale. Siamo la prima regione italiana per vendite di olio all'estero, con un valore delle esportazioni di circa 688 milioni di euro nel 2015. In questo quadro economico, la nuova ondata di olio alla Tunisia cosa comporterà quindi per gli olivicoltori toscani? La Toscana è diventata nel corso degli anni una sorta di piattaforma dove si importano oli extracomunitari, a volte si importano anche oli di dubbia provenienza, ma soprattutto di sicura non qualità, e si trasformano in oli di media o bassa qualità. Quindi noi siamo fortemente preoccupati, siamo sostanzialmente contrari a questo provvedimento e lo combatteremo con tutte le forze. Mentre le multinazionali e grandi gruppi industriali controllano il settore del confezionamento, la Toscana resta indiscutibilmente anche la terra dell'olio di altissima qualità, che può vantare ben 5 denominazioni di origine controllata, che coprono il 40% di tutto l'extravergine certificato a livello nazionale. Le 4 DOP, Chianti Classico, Terra di Siena, Lucca Essegiana e il Toscana IGP, la denominazione più importante italiana con 11.000 olivicoltori associati, garantiscono una filiera toscana al 100%, dalle olive alla spremitura fino all'imbottigliamento. Tutti i prodotti a denominazione, in questo caso l'olio, sono prodotti tracciati, prodotti che devono rispondere a rigidi disciplinari di produzione, sono controllati da un organismo di controllo che è un ente terzo incaricato dal Ministero. È chiaro, sì, in quei prodotti, nel nostro caso il GP Toscano, noi possiamo da quella bottiglia risalire all'oliveto di produzione, a chi l'ha prodotto, a quali produttori. Mi sento appunto di dare un messaggio ai consumatori di comprare prodotti a denominazione. Noi produciamo mediamente dai 25-30 mila quintali di olio certificato IGP Toscano all'anno. Questo rappresenta anche qui mediamente dal 20 al 22% della produzione totale di olio in Toscana. Nonostante producono un extravergine d'eccellenza, per i piccoli olivicoltori è difficile restare sul mercato, anche perché in Toscana i costi di produzione sono in media più alti che nel resto d'Italia. I nostri oliveti tradizionali, che contribuiscono a caratterizzare il classico paesaggio toscano, con gli olivi molto distanziati tra loro e non a filari stretti, disposti a terrazzamenti in zone di collina o di montagna, non sono adatti ai sistemi di olivicoltura intensiva, meno costosi perché utilizzano macchinari moderni per la raccolta delle olive. Anche per questo in Toscana ci sono 4 milioni di olive abbandonati, che secondo Coldiretti potrebbero valere 40 milioni di euro in più di extravergine. Gli oliveti sono abbandonati appunto perché non abbiamo oggi l'opportunità, da un lato, di innovarli con semplicità, con facilità e con velocità, date le grandi normative che ci sono a difesa degli oliveti in Toscana, che da un lato è un pregio e da quell'altro è un freno, quindi un po' di chiarezza su questo va assolutamente fatto. Da quell'altro la possibilità di andare sul mercato da parte delle aziende agricole è sempre molto molto difficile, o dalle cooperative di agricoltura. Sicuramente, a differenza del vino, dove l'olio a volte viene assimilato, è un mercato completamente diverso, e oggi sul mercato il 95% o forse di più dell'olio è portato da aziende multinazionali, cosa che nel vino ormai non succede più. Per aiutare le imprese a modernizzare i propri impianti e combattere l'abbandono dei terreni, la Regione Toscana ha messo in campo molti strumenti, come le risorse del Piano di Sviluppo Rurale e la Banca della Terra, che mette a disposizione delle aziende agricole terreni inutilizzati di privati o di enti pubblici. Aumentare la produzione di olio è l'obiettivo anche del primo piano olivicolo nazionale, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, che stanzia 32 milioni di euro per le aziende del settore, con una strategia precisa: combattere il falso made in Italy, mettendo in commercio quell'extravergine italiana in più chiesto dal mercato internazionale. 32 milioni di euro, che sono abbastanza per iniziare un certo tipo di percorso, e questo tipo di aspetto noi dobbiamo anche valutarlo alla fronte, diciamo, delle nuove opportunità che ci offre la nuova programmazione comunitaria, quindi, e su questo abbiamo alcune idee in testa che dobbiamo valutare e confrontarci direttamente con i produttori. Sono convinto che possiamo fare molta strada, perché l'olivicoltura toscana ha buone prospettive. Basti pensare che l'olio toscano è a livello mondiale il primo prodotto dell'agroalimentare riconosciuto, quindi vuol dire
dire che è un simbolo effettivamente della nostra regione e noi dobbiamo lavorare per migliorarne la conoscenza, la competitività e anche accrescere il valore aggiunto. La storia della borsa nera insegna che quando il mercato avanza una richiesta c'è sempre qualcuno che risponde. È la fame mondiale di extravergine ad alimentare il mercato delle frodi che rischia di fagocitare anche il surplus di oli in arrivo dalla Tunisia, che potrebbe finire per essere venduto come europeo o italiano a danno dei consumatori e dei produttori onesti. Quest'olio che arriva da fuori Europa, secondo voi, è davvero tracciabile? È sicuro? Ecco, questo è il vero problema. Noi non contestiamo che venga importato olio o prodotti, qualsiasi essi siano, dall'estero. Il problema è che sull'olio extravergine di oliva il sistema dei controlli e la tracciabilità purtroppo ha evidenziato e continua ad evidenziare delle falle molto molto importanti e molto gravi. Se effettivamente si dà margine al meccanismo della frode, la conseguenza inevitabile è quella di portare un abbassamento del prezzo del prodotto e di conseguenza penalizzare chi quest'olio lo fa con fatica e anche con molta attenzione e professionalità, come facciamo qui in Toscana. La buona notizia è che la Toscana è una delle regioni italiane dove la vigilanza è più alta, a partire dall'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole, ovvero l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari, che nel 2015 ha effettuato circa 1.500 controlli, a cui vanno aggiunte le ispezioni eseguite da Guardia di Finanza, NAS, Corpo Forestale dello Stato, Polizia, Agenzia per l'Erogazione d'Agricoltura e Agenzia delle Dogane. Noi, attraverso controlli sul territorio, controlli ai porti, controlli sulla contabilità telematica, riusciamo a tenere sotto controllo il settore. Se troviamo irregolarità, non significa che l'utente debba essere in qualche modo scontento. Se troviamo irregolarità vuol dire che l'organo di controllo funziona. Contro le frodi agroalimentari la Toscana ha schierato anche una task force speciale frutto dell'accordo tra le procure della Repubblica e la Regione, che metterà a disposizione 50 addetti per rafforzare le attività di controllo esercitate dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e dalle procure stesse. Quando parliamo di extravergine, cosa può fare il consumatore per tutelarsi? Prima di tutto non farsi abbagliare dalle scritte o dalle immagini sul fronte della bottiglia dell'olio, ma leggere attentamente anche l'etichetta sul retro, che deve riportare chiaramente da dove provengono le olive, Italia, Europa o paesi extraeuropei. Quello che deve essere importante è la lettura dell'etichetta, cioè non lasciarci ingannare soltanto magari dall'immagine, che può trasmettere delle sensazioni di provenienza dell'oliva che poi non corrisponde alla realtà del contenuto della bottiglia. Il territorio toscano si identifica per certe caratteristiche, ad esempio l'immagine del cipresso, l'immagine magari della collina toscana verde, quindi questo può portare praticamente ad ingannare il consumatore laddove c'è un'immagine che riprende un po' il territorio toscano. Se l'etichetta è la carta d'identità dell'olio, non potrebbe e dovrebbe essere ancora più trasparente, evitando diciture poco chiare e immagini ingannevoli? Faccio un esempio sulle criticità dell'etichetta. Scriviamo decine di righe e poi non poniamo l'attenzione su cos'è il significato prodotto e imbottigliato oppure prodotto imbottigliato, cioè la legge non distingue se la validità è data a un verbo o a un sostantivo, e questo per noi per esempio è una delle enormi criticità che creano confusione nel cliente finale. Una maggiore chiarezza nell'etichettatura è quello che si prefigge anche la cosiddetta legge salva olio, ovvero la legge Mongello approvata dal Parlamento italiano nel 2013, ma mai resa completamente operativa. L'attuazione di questi decreti non è neanche partita. E perché non è partita? Perché questa legge prevedeva sostanzialmente di evitare che in etichetta ci fossero dei marchi che richiamino dei territori e che di quei territori non c'è neanche un goccio di olio, né tantomeno di oliva. L'idea era quella appunto di far scrivere in maniera più grande e in maniera evidente sul fronte dell'etichetta l'origine del prodotto. Noi comunque ci
non, diciamo così, continueremo a fare questa battaglia, continueremo a chiedere la piena applicazione di questa legge, perché l'etichettatura obbligatoria è un primo passo, ma non è da solo sufficiente. Soprattutto non dimentichiamoci che la qualità si paga. L'extravergine 100% toscano italiano ha un costo di produzione elevato e non può essere venduto a prezzi stracciati. Si può decidere di risparmiare sull'olio, ma con la consapevolezza che quello che metteremo in tavola non avrà subito i controlli rigorosi di un DOP o di un IGP. Un buon olio toscano, un buon olio italiano. Da che prezzo dobbiamo partire? Produrre olio in Toscana costa mediamente dalle 8 ai 10 euro il chilo, il costo di produzione, per cui trovare oli sotto questi prezzi deve far allarmare il consumatore. Quando si trovano oli a 2,99 euro, 3 euro, vanno evitati.